Il 27 gennaio 1945 furono aperti i cancelli dei campi di sterminio di Auschwitz. Il giorno della memoria, che ricorre oggi, è stato celebrato dal Comune di Perugia in collaborazione con l'Associazione Italia-Israele con una giornata di riflessione alla Sala dei Notari. Quando si parla di giornata della memoria si usa sempre questa frase, per non dimenticare. È importante tramandare questo messaggio e soprattutto questa mattina una sala dei notari gremita di ragazzi. Qual è l'attività che state portando avanti? C'è un programma molto intenso portato avanti dall'amministrazione comunale, con alcune scuole, con gli amici dell'Associazione Italia-Israele e con dei testimoni dell'epoca che oggi parleranno nella sala dei notari nuovamente gremita. Però tutto, siamo convinti, non deve essere confinato ad un solo giorno, al 27 gennaio, ma serve una memoria attiva, una memoria che si espanda durante tutto l'anno e che riponga al centro la storia da un lato, ma l'uomo, la persona umana con la sua dignità in ogni tempo e in ogni epoca. Bene.